Coach, grande finale di stagione per la Savino, un Natale felicissimo, la squadra è in forma strepitosa. Beh, Natale penso che sarebbe stato felicissimo indipendentemente da quello, visto l'importanza della festa, però è ovvio, siamo contenti di come stiamo lavorando, stiamo facendo un bellissimo percorso, stiamo facendo grandi cose, questa qualificazione non era così scontata, l'abbiamo tenuta in maniera molto netta. E adesso godiamoci questi 2 o 3 giorni di festa importanti e dopo ci ributtiamo, ovviamente alleneremo 24, 25 e 26, abbiamo l'ultima partita del campionato che potrebbe servire a sigillare un ottimo piazzamento. Sì, il derby penso ci sia al palazzetto pieno, sentito il 26, dunque un invito a affollare il Palazzo Vanni. Ma sicuro, penso che non ci sia bisogno, ho già sentito che la prevendita va a gonfie vele, per cui sarà sicuramente bellissimo giocare nei palazzetti pieni, da sempre grossa soddisfazione e adesso noi pensiamo a prepararci bene, a dare soddisfazione ai tifosi. Coach, questo Savino del Bene è quasi al 100% delle sue potenzialità, perché insomma la crescita è progressiva rispetto ovviamente all'inizio del campionato, però insomma anche nella gestione delle partite, nelle sue rotazioni si vede una squadra che mi sembra essere a un livello abbastanza alto. Ma no, 100% no, assolutamente. Diciamo che penso che stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare. Stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare nel gioco e soprattutto ancora di più nei risultati. E più di così non so cosa si può avere. E per cui sono contento, è una squadra che sta dimontando molto concreta. Ha capito che appunto non siamo al 100%, però ha capito che si può vincere anche così e per adesso stiamo tenendo tante squadre dietro di altissimo livello, vediamo di continuare così, però dobbiamo assolutamente migliorare quando verranno i momenti cruciali, già a gennaio con la Coppa Italia, poi febbraio, marzo, aprile, dovremo sicuramente, come hai detto tu, fare questa crescita piano piano, crescere e sperare di essere sempre lì a arrivare fino in fondo. Auguri. Auguri a tutti. Auguri.